che chiuderà a fine mese la storica libreria Benigni in via Belenzani a Trento. Tiziana Raffaeli ha incontrato la proprietaria Maria, che tra i libri ha trascorso 70 anni. Vediamo. Signora Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Maria Benigni ci riceve nella libreria di famiglia Una vita tra i volumi da quando aveva 14 anni. Tutta la vita, da quando ero così in su. E non sei ancora stufata? No, no, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Alla vigilia della chiusura della sua libreria raccogliamo la testimonianza di Maria Benigni, Mabe per gli amici, che di consigli per la lettura, e non solo, ne ha ancora parecchi da dare. Fare il libraio è sempre un discorso di rapporti umani, importante, perché non è come entrano a dire sì, guardi in faccia quello che vuole, no, bisogna essere a disposizione, aiutare. Ho cercato di fare del nostro meglio, di fare il lavoro con uno scopo, cioè aiutare le persone a far buon uso di quanto abbiamo ricevuto in dotazione. Maria, ma questi sono premi suoi che lei ha ricevuto? Sì, sono tutti riconoscimenti, questo è di mia sorella. Di sua sorella, che lavorava qui in libreria con lei? Sì. Libraia in Trento, premio questa. Giovanni Salemi. Questa. Riconoscimenti per la vostra attività di libraia, insomma. Sì. Questo è del comune di Trento, il sindaco di Trento, questa è l'Aquila di San Venceslao. E ai bambini, com'è che si può proporre la lettura ai bambini? Intanto, ecco, si può proporre e non imporre, perché a volte ci sono dei genitori che dicono, guarda, prendi questo. No, bisogna lasciare che il bambino scelga in prima persona, perché deve essere l'incontro giusto, insomma, non l'imposizione. Ecco, e allora ce ne sono tantissimi, guardi, libri. E sarebbe opportuno che i genitori si rendessero conto di una cosa, che attraverso la lettura c'è la possibilità di dare qualche spiegazione che a parole è difficile. E c'è anche questo, ma guardi che scoperta. Odio leggere. È una battuta, vero? Vero che sembra una battuta? Ne sono per tutti i gusti e per tutti i momenti della vita. Qualcuno mi ha detto una volta, sa, quel libro non mi è mica piaciuto. E allora io mi sono fermata, ho pensato e ho detto, guardi, forse non era il momento giusto per l'incontro. Lo metta in attesa e vedrà che arriverà il momento per l'incontro col pensiero di un'altra persona. Dobbiamo ricordarci di una cosa, che siamo tutti complementari. E se riusciamo a fare le cose un po' assieme, un po' l'uno, un po' l'altro, riusciamo ad andare avanti, altrimenti no.